e grazie a voi di essere presenti. Ecco, per me è molto emozionante avere qui a fianco la statua della Regina dell'Amore, perché come anticipato nella presentazione Francesco, la mia vocazione è nata proprio lì. E diciamo che anche questo lavoro ha avuto proprio origine lì, perché io mi ricordo che quando ho iniziato a frequentare quei luoghi, sin dall'inizio delle apparizioni, cioè nel 1985, ma ho cominciato a frequentare più assiduamente dal 1997. E io mi ricordo che quando sono arrivato nel 97, una delle cose che mi ha colpito di più è l'aver visto Renato, il veggente, aveva fatto affiggere nei vari luoghi una citazione di San Tommaso d'Aquino. E la citazione è questa: il corpo di Cristo appartiene ai sacerdoti, nessuno lo tocchi se non in caso di estrema necessità. E già qui, con questa citazione, potremmo già concludere, nel senso che già con questo, ecco, ci fa capire che appunto l'Eucaristia è la cosa più sacra che ci sia in assoluto, e anticipiamo quello che è un po' un tema, che solo le mani consacrate possono toccare l'Eucaristia. Così dovrebbe essere. E infatti Renato aveva una delle prime cose che ho imparato andando a Schio, proprio quella di ricevere la comunione direttamente in bocca e non sulla mano. E ecco, questo è il primo, quindi già da subito per me, ecco, questo tema mi ha molto colpito, perché ecco, uno magari prima di arrivare a Schio, che io ricevevo la comunione sulla mano, ma non sapevo tutte le problematiche che poi appunto ho scoperto. E poi volevo iniziare questa conferenza proprio facendo riferimento a un messaggio dato dalla Regina dell'Amore, un messaggio che in realtà non è stato pubblicato perché è molto forte, e che però, ecco, ne avevo sentito parlare, ma provvidenzialmente l'ho avuto pochi mesi fa, questo messaggio. E tra l'altro è proprio un messaggio del 97, precisamente del 7 ottobre 1997. 7 ottobre è una data particolarmente cara, perché festeggiamo la Madonna del Rosario, soprattutto la vittoria di Lepanto contro i turchi, e quindi è una festa molto molto importante e molto attuale, direi anche, no? Ebbene, ecco, quel giorno la Madonna dava questo messaggio: figli miei, riparate e unitevi alla sofferenza di Gesù. Qual è la sofferenza di Gesù? Adesso la sentiamo. Uno spaventoso numero di persone del popolo di Dio si accosta alla mensa del Signore come al pane quotidiano, perché i loro sacerdoti non danno più l'esempio del rispetto e l'amore dovuto. La profanazione del Santissimo nella Chiesa di Gesù è il grande malanno. Pensate quanti problemi ha la Chiesa nel 97. Oggi ancora di più. Ebbene, il grande malanno è la profanazione del Santissimo, più grande di tutti. La disgrazia si è diffusa in tutto il mondo e chiama l'ira di Dio. Ma io sono vicina a quei sacerdoti che vedono ancora nel sacrificio sacramentale il Santissimo, e con sante intenzioni celebrano il mistero del corpo e del sangue, e sono perseguitati e derisi.
ne so qualcosa. Piange Gesù per allontanarsi del suo popolo tanto beneficato da lui. Figli miei, quante lacrime dovrà versare questa generazione? Rimaniamo vicini a Gesù. Chiedete perdono, perdono e riparate. Vi stringo tutti a me, benedicendovi. Sono parole forti, no? Direi. Sono parole che fotografano la realtà, purtroppo. Se gran parte del popolo di Dio si accosta alla mensa del Signore come al pane quotidiano, è anche, non solo, è anche perché lo si riceve come il pane quotidiano. Io mi ricordo le urla di Renato quando diceva: in ogni santa messa viene profanato il Santissimo. Perché in ogni santa messa, con la comunione sulla mano, vanno dispersi i frammenti e viene calpestato Gesù. Cosa c'è di più grave di questo? Ecco, qui la Madonna parla, sono vicini a quei sacerdoti che vedono ancora nel sacrificio sacramentale il Santissimo, nel sacrificio sacramentale. La messa è sacrificio essenzialmente. Non è la festa, non è il trovarsi insieme a fare festa come purtroppo si fa spesso e volentieri. E la messa tridentina, la messa di sempre, la messa in latino, chiamiamola come vogliamo, esprime in maniera somma questo. Non è una questione di forma o di latino. Io dico che nella messa in latino, il latino è la cosa meno importante di tutte. Nella messa, ecco, tridentina, proprio si ha il massimo rispetto, il silenzio. Anche il silenzio è la cosa più importante, proprio il silenzio durante, per esempio, il canone. Non è tanto importante sentire, è appunto partecipare. Quest'anno ricorre un anniversario, due anniversari molto importanti, il 50° anniversario della morte di Padre Pio e il 100° anniversario delle stigmate. E Padre Pio, lo sapete bene, lui riviveva la passione nella messa, altro che. E diceva: io nella messa, io sto appeso. Le stigmate sanguinavano durante la messa per esprimere proprio che è il sacrificio di Cristo che si compie di nuovo. E questo è il centro di tutto. Abbiamo perso questa sacralità, questo rispetto. Quindi, questo è un aspetto fondamentale. Quindi nella messa, ecco, tridentina si viene proprio, si esprime in maniera somma questo l'aspetto del sacrificio, che è la cosa più importante. Tutto il resto è secondario. E proprio Padre Pio diceva, ecco, di vivere la messa. Come vivere la messa? Non è tanto, si parla tanto di partecipazione, sembra che si partecipi, più cose si fanno, no? Invece no, è proprio la fede con cui si partecipa al sacrificio. E diceva: qual è l'esempio di partecipazione? È San Giovanni e la Madonna addolorata. Questa è la partecipazione vera al sacrificio. Non battimani, balli o cose di questo tipo. Abbiamo sminuito la cosa più grande che c'è, la Santa Messa. E queste parole della Madonna ci dicono proprio questo. Ecco, per entrare più nello specifico, ecco, questo appunto, come è stato anticipato, è la mia tesi dottorale in diritto canonico. Ecco, quando, siccome lavoro anche nel tribunale, quando mi hanno chiesto di fare la tesi dottorale, subito mi hanno detto di fare un tema di diritto matrimoniale, di cause matrimoniali, ma io francamente non è che questo tema qua mi entusiasmi più di tanto, no? E allora io volevo fare qualcosa che mi appassionava, e appunto per me il tema della comunione sulla mano è un tema che mi ha sempre appunto appassionato, avete visto l'origine,
E diceva: no, ma non fare, non toccare questo argomento perché è troppo delicato e dopo ti complichi la vita, ti rovini la carriera. Io ho detto: beh, della carriera non me ne frega proprio niente, scusate, devo finire le cose, il francesismo. A me interessa fare qualcosa veramente per Gesù Cristo. E sicuramente abbiamo sentito la Madonna che la cosa più grave è la profanazione del Santissimo. Allora facciamo qualcosa per cercare di, no, arginare un po' questa deriva che c'è stata e che c'è. E quindi ho deciso di affrontare questo tema. E il secondo problema, ho trovato un'università dove ho studiato a Roma che mi era d'accordo e diciamo che non è che tante altre università potevano darmi questo sostegno, quindi appunto ho frequentato l'Università della Santa Croce che è della prelatura dell'Opus Dei, e il fondatore dell'Opus Dei era molto favorevole a questo, quindi hanno diciamo accolto questa mia proposta. Però qual era il problema? Il problema era trovare della bibliografia, perché fino a quel momento non era stato fatto niente di scientifico. C'erano interessanti opuscoli che mi hanno ispirato. Pensiamo per esempio al libro di Athanasius Schneider, Dominus Est, che cito ampiamente, e poi un libro anche qui di Juan Rodolfo Laise, che è stato un vescovo argentino, che tra l'altro adesso è proprio a San Giovanni Rotondo, che ho conosciuto personalmente. Però poi ecco, non c'era nient'altro, e quindi il problema è che mancava la materia prima per fare qualcosa di scientifico, perché fare una tesi dottorale non è che si possono scrivere 2 pagine, no? Ci vuole qualcosa di più sostanzioso. Ebbene, allora io, anche pur trovando poco e niente, non mi sono arreso e ho iniziato a girare tutte le biblioteche possibili e immaginabili, finché mi sono imbattuto nel cosiddetto fondo Ghiglione, dove praticamente erano raccolte un po' varie documentazioni che descrivevano come era stata imposta la comunione sulla mano dopo il concilio. Quindi un materiale un po', diciamo, scottante, che ho trovato, direi, provvidenzialmente, e che appunto riporto proprio nel libro. Infatti la novità proprio di questo libro è proprio portare alla luce finalmente questo materiale che mostra come è stata imposta questa pratica. E di fatto vengono svelati diversi sotterfugi, perché sapete che per attuare il piano rivoluzionario, ecco, si sono sempre usati i sotterfugi. Anche adesso, insomma, si usa un po' questa via, perché è una via, diciamo così, molto astuta, perché la particolarità appunto di questo metodo è quello di arrivare all'obiettivo senza far troppo rumore, ok? E quindi un po' questa è la strategia che viene utilizzata, anche se poi dopo, come si dice, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, quindi prima o poi si scopre. Ecco qui. Io ho fatto appunto questo lavoro su questo tema, e quindi ecco, la particolarità di questo libro è proprio portare alla luce questa documentazione rimasta fino adesso inedita. Ecco, il problema del modo di distribuire la comunione non è un aspetto così formale o secondario, perché alla base c'è un problema dottrinale. Il problema è proprio quello di credere che nell'Eucaristia è presente Gesù Cristo con il suo corpo, sangue, anima e divinità. Perché il problema, in fondo, il problema di come viene trattata oggi l'Eucaristia è perché non si crede più nell'Eucaristia. C'è un altro messaggio della Madonna che dice: Gesù non sia più solo un simbolo nella Chiesa, ma sia adorato nella sua viva presenza. Anche queste sono parole molto forti, perché di fatto viene considerato un simbolo. Addirittura ci sono sacerdoti che dicono: ah, ma tanto qual è il problema?
in bocca, in mano, tanto un simbolo. Ecco, il problema quindi è di fede. Qui stiamo parlando di un problema di fede, perché se ci rendiamo conto che nell'Eucaristia c'è Gesù Cristo, tutto il resto viene di conseguenza. Capito? Quindi proprio per questo nel primo capitolo riporto le varie citazioni dei padri della Chiesa che identificano proprio l'Eucaristia con il corpo di Cristo. Quindi non è assolutamente un simbolo, ma è veramente Gesù. E sin dall'inizio questa dottrina è chiarissima nella Chiesa, cioè che nell'Eucaristia c'è veramente Gesù. Poi ci sono state varie controversie dottrinali, le riporto nel primo capitolo. Quindi, però ecco, questo è l'aspetto fondamentale. Ecco, la presenza di Cristo è, come ha detto in maniera molto sintetica ed efficace il Concilio di Trento, è presente veramente, realmente e sostanzialmente. Quindi non è assolutamente un simbolo. Ci sono state diverse controversie dottrinali, per esempio, cito, no, un libro di riferimento per gli anglicani, no? E in merito al rito di comunione, pensate, un anglicano, Bucero si chiama, Martin Bucero, che tra l'altro è uscito dall'ordine domenicano e aderì al protestantesimo, e aveva proprio una concezione simbolica dell'Eucaristia. E diceva, lui si oppose duramente, questo Martin Bucero, che aderì al protestantesimo, si oppose duramente alla comunione in bocca, considerandola un gesto superstizioso, in quanto porta i fedeli a far pensare che vi sia davvero la presenza di Cristo nell'Eucaristia. Ma guarda un po', infatti invita, e sentite, vi cito proprio questo protestante, perché poi dopo sono le stesse motivazioni che poi verranno prese da chi ha introdotto la comunione sulla mano nella recente storia della Chiesa. E pertanto questo Martin Bucero invita a ritornare, sentite, a ritornare alla semplicità e all'autenticità della Chiesa primitiva con la comunione sulla mano. Perché effettivamente è vero che all'inizio della storia della Chiesa si riceveva la comunione sulla mano, si riceveva sotto le due specie, ok? Quindi si riceve, però non si utilizzava il modo che viene utilizzato adesso, no? Adesso si riceve sulla mano, sul palmo sinistro, non è che lo conosco bene, però sul palmo della mano sinistra si prende con la mano destra, ricordi dell'infanzia purtroppo, no, anche dopo. Invece all'inizio si riceveva in questo modo, cioè si faceva, infatti, riporta anche San Cirillo, si faceva la mano sinistra come un trono, la citazione di San Cirillo d'Alessandria, si metteva la mano destra e poi si riceveva la comunione e ci si inchinava e si assumeva la comunione direttamente in bocca. Quindi la comunione sulla mano come si fa oggi in realtà non è mai esistita. Non è mai esistita. Quindi è una delle tante propagande che è stata utilizzata. Si faceva in questo modo. E poi, tra l'altro, le donne invece, dopo, nei secoli successivi, usavano un velo per coprire la mano, e poi si riceveva anche il calice, quindi sotto le due specie. Qual è il problema? Che poi, con questa pratica era anche in qualche modo dovuta anche al fatto che, essendoci le persecuzioni, ci si poteva portare l'Eucaristia nelle abitazioni, no? Non c'erano le chiese come adesso, no? Si utilizzavano le varie case dei cristiani e poi si faceva la messa quando si poteva e poi appunto si poteva portare, ecco, perché era un tempo di persecuzione, era consentito portare l'Eucaristia a casa e quindi anche per questo si accettava questa modalità. Poi però con questo modo c'erano abusi, prima di tutto, e questo è il problema proprio principale a cui abbiamo già accennato, è la dispersione dei frammenti. Questo è il problema principale, come sulla mano, che vanno dispersi i frammenti, volenti o nolenti, c'è poco da fare.
E poi dopo, appunto, c'è chi se la portava a casa, chi magari dopo non la trattava bene, quindi si è deciso, molto presto, già nel IV secolo, di passare con la comunione direttamente in bocca, che poi effettivamente ci sono voluti diversi secoli perché si affermasse in tutto l'orbe cattolico, ok? Diciamo che la comunione sulla indirettamente in bocca ci sarà dappertutto verso diciamo il nono secolo, ecco, grosso modo, però già si era cominciato molto molto prima, no? Quindi proprio perché per evitare gli abusi, quindi si è passati prima la comunione direttamente in bocca e poi il passaggio successivo, l'evoluzione successiva all'inizio del secondo millennio è stato il passaggio alla comunione in ginocchio, quindi è stato proprio un crescendo, un'evoluzione, no? Un'evoluzione positiva, evidentemente, no? Proprio perché se è vero che c'è sempre stata la fede nella presenza eucaristica, però progressivamente ci si è sempre più resi conto dell'Eucaristia, dell'importanza dell'Eucaristia. Se pensiamo che nel primo millennio non c'erano i tabernacoli, nel primo millennio non si faceva l'adorazione eucaristica. Appunto c'è stato nel XIII-XIV secolo il fiorire delle confraternite, dell'Eucaristia, le 40 ore, le famose 40 ore, no? E quindi è stata un po' una cosa che ci è impiegato un po' di secoli per arrivare a questo, però è stato proprio un crescendo, si è arrivati a un apice, no? Di rispetto verso l'Eucaristia. E poi abbiamo già fatto accenno ai protestanti, che invece chiaramente loro non credono. Diciamo che Lutero ammetteva una certa presenza, però non ammetteva la transustanziazione, perché un tema fondamentale, un aspetto dottrinale fondamentale, un termine essenziale per la dottrina, per il dogma cattolico sull'argomento è proprio la transustanziazione, cioè dopo la consacrazione non c'è più il pane, non c'è più il vino, rimangono solamente le apparenze, ma nella sostanza è appunto il corpo e il sangue di Cristo. Per questo è così importante il termine transustanziazione. E effettivamente, come nasce la comunione sulla mano? Parte da un problema dottrinale, perché la comunione sulla mano comincia a diffondersi proprio nei paesi, anche qui, di maggiore influsso protestante, Belgio, Germania, Olanda, no, le nazioni proprio sempre in prima linea per le cosiddette innovazioni. E lì proprio quale problema dottrinale è cominciato, che invece del termine transustanziazione si è cominciato a utilizzare il termine transsignificazione, cioè l'Eucaristia sì, non è il corpo di Cristo, ma significa il corpo di Cristo. Significa. Quante volte oggi, anche nelle chiese, no, nelle parrocchie, è il segno sacramentale. Sì, può anche andare bene, ma se ti fermi a questo, si dice che è semplicemente un segno, non esprime in maniera adeguata la sostanza, no? Transignificazione oppure transfinalizzazione, cioè il fine appunto della comunione, no? Quindi tutti termini che appunto si sono sostituiti al termine transustanziazione. Proprio in quei luoghi lì è cominciata, guarda caso, la comunione sulla mano. Vabbè, effettivamente se non credi più che c'è veramente Gesù nell'Eucaristia, è ovvio dopo a cominciare. Ecco. Quindi inizia come un abuso liturgico, questo è importante. Ecco, l'altro aspetto da sottolineare è che questa pratica, questo abuso inizia subito dopo il concilio, ma il concilio non ha mai parlato di questo. Questo è importante sottolinearlo, perché tante volte si sente dire: ah, ma è una richiesta, il concilio l'ha detto. Non è vero, non è vero. Adesso qui non entriamo nel tema della riforma liturgica, perché qui apriremo altri capitoli, quindi no. Però su sto tema qua
non possiamo imputare nulla al concilio. Su altre cose magari possiamo discutere, ma sul tema del comune sulla mano non ha detto assolutamente nulla. L'unica cosa che ha sul modo di distribuire la comunione parla della possibilità della comunione sotto le due specie. E in certi casi, anche qui adesso ne parlo anche nel libro, non c'è il tempo di parlare anche di questo, però ecco, qui ci sono anche qui delle problematiche, però insomma sono già meno gravi rispetto ad altre. E, ecco, quindi non è né una richiesta del Concilio né è una richiesta che si trova nella riforma liturgica, anche nel nuovo Messale. Quindi si diffonde e cosa succede? Che di fronte a questa diffusione la Santa Sede interviene per cercare di fermare questo abuso. Però non riesce a fermarlo. Cosa succede? Si decide di consultare tutti i vescovi del mondo sull'argomento. Tutti i vescovi del mondo. Ecco, questo, il fatto di consultare tutti i vescovi del mondo ci fa capire quanto importante era la cosa. Perché se fosse stata una cosa secondaria, come molti pensano, dico, ma qual è il problema? Molti dicono, bocca in mano è lo stesso, tanto sono importante avere fede. Sì, sì, è vero. Diciamo che è importante avere fede, ecco, il vecchio catechismo diceva, no? Ecco, credere, sapere, pensare che si va a ricevere Gesù Cristo, osservare il digiuno eucaristico, e l'altra cosa che anche oggi viene dimenticata, essere in grazia di Dio. Piccolo particolare. Quindi è vero che queste sono le cose essenziali, ma anche il modo con cui si riceve la comunione non è secondario, infatti si consultano tutti i vescovi, quindi da una parte si fa capire l'importanza dell'argomento, dall'altra però ci fa anche un po' riflettere, perché infatti molti dopo queste consultazioni hanno fatto pervenire, questo è nel materiale inedito che ho trovato, fanno osservare, ma come si fa una consultazione su un abuso? Qua l'abuso bisognerebbe semplicemente fermarlo, no? Non sentire cosa facciamo, cosa non facciamo. E le domande che vengono poste ai vescovi sono domande che, cercano in qualche modo di far dare una risposta favorevole alla comunione sulla mano. Vediamo qui se le trovo. Eccole, ecco qua. Si fanno tre domande ai vescovi. Si ritiene di poter accogliere la richiesta che, oltre al modo tradizionale, si possa permettere di ricevere la Santa Comunione sulla mano? Prima domanda. La seconda. Piace che questo nuovo rito sia sperimentato prima in piccole comunità con il consenso dell'ordinario? Evidentemente già presupponendo una risposta affermativa rispetto alla prima domanda. Poi, terza domanda, pensi che i fedeli dopo opportuna preparazione catechetica accoglieranno favorevolmente questo nuovo rito? Cioè le domande vengono poste in modo tale da favorire la risposta positiva, non è che dicono c'è un problema, no. E qui gioca un ruolo particolare, a proposito di riforma liturgica, un personaggio che forse qualcuno di voi avrà sentito parlare, un certo Annibale Bugnini, che è stato il padre della riforma liturgica. Ebbene, è stato lui che ha posto le domande in questo modo, per cercare di ottenere più risposte possibili, favorevoli. Ecco qui, parlavo di sotterfugi, vedete, è sempre questa la tecnica, sempre questa. Ebbene, nonostante queste domande che portavano a una risposta positiva, la maggioranza dei vescovi dice no. Chiaramente qui i voti poi qui riporto nel libro, adesso non sto a leggere tutto, se no dopo leggete il libro, chiaramente poi le risposte favorevoli aumentano a seconda della domanda, però ecco, la maggioranza dei vescovi dice no, non bisogna assolutamente introdurre la comunione sulla mano per nessun motivo al mondo. Questa è la risposta dei vescovi, ok? Questo è importante tenerne conto, dopo averli consultati, questa è la risposta. Ebbene, dopo questa consultazione, tra l'altro
riporto anche nel libro, oltre a queste tre domande qua vengono posti gli argomenti a favore e gli argomenti contro, con nessuna mano, è come se si trattasse di una sorta di referendum. È stato proprio impostato come un referendum. Ebbene, dopo questa consultazione che ha dato questo esito, si riflette in questo modo. Dopo questa consultazione che ha avuto questo esito, abbiamo detto, la possibilità è, prima possibilità, chiudere la porta ad ogni concessione. Questo sarebbe stato, bisognerebbe aver fatto questo. Okay. Seconda, ammettere la possibilità della comunione sulla mano assieme al modo tradizionale. Terza possibilità, prendere una posizione precisa ma non chiusa, come è stato fatto per la comunione sotto le due specie. La prima soluzione ha l'appoggio della maggioranza assoluta dei vescovi. Si parla tanto di sindacalità, di consultazione, poi dopo però, siccome l'obiettivo si è già stabilito prima, ecco. Ecco, questo avrebbe l'appoggio della maggioranza dei vescovi. Però, ecco, c'è da prevedere, dicono, c'è da prevedere una reazione violenta in alcune zone e una disobbedienza piuttosto diffusa dove l'uso è già stato introdotto. La seconda soluzione sarebbe contro la maggior parte dei vescovi, premierebbe la disobbedienza e aprirebbe la porta a seri inconvenienti. La terza soluzione, badate bene, la terza soluzione, cioè quella di un compromesso, ecco la parola chiave, il compromesso, cioè di concedere in alcuni casi, vi dice niente, per esempio come è stato per la comunione sotto le due specie o in alcune regioni la comunione sulla mano, sarebbe in armonia con la linea tracciata dal Concilio, che nel settore disciplinare prevede una pluralità di forme, e fa appello alla responsabilità delle conferenze episcopali dei singoli vescovi. Ma attenzione, udite, ma c'è da tenere presente che qualunque concessione aprirà fatalmente la porta a una generalizzazione. Ma va? Abbiamo scoperto l'acqua calda. Cioè, lo sapevano già? Cioè, quindi vedete proprio... Ebbene, dopo questa consultazione si sceglie ovviamente la terza possibilità, di concedere in alcuni casi. Infatti la Memorale Domini, che è il documento principale, da una parte fa l'elogio della comunione sulla lingua, tutti i vantaggi possibili e immaginabili, che è più rispettosa, e tutte le cose che poi vedremo alla fine, no? Poi però c'è un però, si lascia la libertà alle conferenze episcopali di chiedere l'indulto della comunione sulla mano. In realtà solo dove c'era l'abuso. Cioè, in sostanza si è detto, siccome non riusciamo a fermarlo, legalizziamo l'abuso. Parole povere. No. Solo però in quei luoghi dove c'era. Però cosa è successo? Che invece hanno chiesto praticamente quasi tutte. Una volta che apri e spalanchi le porte, anche per una piccola fessura, dopo è quello che è successo. Non solo, le conferenze episcopali, e qui riporto proprio nel fa parte sempre di questo materiale inedito, tutte le conferenze episcopali hanno fatto una vera e propria propaganda della comunione sulla mano, dicendo che era l'insegnamento del Concilio, cosa falsa, che si ritornava all'autenticità della Chiesa primitiva, anche questa cosa falsa, perché abbiamo visto come era la stessa cosa, e bla 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 bla, tutto è la cosa migliore, e si è fatto credere, anch'io quando ho iniziato, forse avete sperimentato anche voi, in Italia sapete si è cominciato nel 1989, la prima domenica di Avvento del 1989, si è proprio fatta una catechesi, non... per dire ok, si consente anche questo, però è meglio evitare per tutta una serie di motivi. Così dovevano essere fatte le catechesi. È stata invece fatta la catechesi al contrario. D'ora in poi bisogna fare la comunione sulla mano, che non corrisponde a quello che in realtà diceva il documento. Okay?
E quindi si è arrivati proprio al risultato che si è diffusa praticamente in tutto il mondo. E da eccezione, si è partito come eccezione, è diventata la regola. Diventata la regola. Allora, diciamo che già in questa già abbiamo un po' capito quali sono i problemi della comunione sulla mano, no? Però vediamo un attimo di riassumerli, per avere un po' una sintesi delle cose che sono in gioco. Allora. Beh, l'abbiamo già detto e lo ripeto spesso nel libro perché effettivamente questo è il problema più grave in assoluto, la dispersione dei frammenti, no? E il problema è appunto che se già mettiamo in dubbio la presenza di Cristo nell'Eucaristia in generale, figuriamoci nei frammenti, cioè proprio lì, proprio neanche. E effettivamente purtroppo non c'è questa attenzione, no? Non c'è questa attenzione. Il piattino, per esempio, di comunione, che sarebbe obbligatorio, dov'è che viene usato? Viene mai usato, no? Oppure pensiamo anche a come vengono purificati i vasi sacri, le pissidi, no? Non c'è proprio questa attenzione perché alla fin fine non si crede, non si crede che c'è. E invece anche nel più piccolo frammento, anche in quello proprio più piccolo che c'è il creatore dell'universo. Cioè, ma ci rendiamo conto? Quindi già solo questo tema qua è un tema che proprio fa capire proprio l'assurdità della comunione sulla mano, perché anche se uno non vuole, con la comunione sulla mano, anche adesso per esempio, no, che voglio dire, siamo in autunno, non è che fa un gran caldo, neppure, io per esempio ho qui il palmo della mano sudato, cioè figuriamoci l'estate, no? Quindi, come si fa a non disperdere i frammenti? È impossibile, con la comunione sulla mano non disperdere i frammenti. Questo è il primo problema. Quindi, in ogni messa, come urlava Renato, viene calpestato Gesù Cristo. Questa è la cosa. Già solo per questo capiamo che è una cosa assurda la comunione sulla mano. Poi, secondo motivo, il rischio di profanazione. Sappiamo che con la comunione sulla mano si facilita l'asportazione dell'ostia consacrata per fini sacrileghi. Sappiamo molto bene che i cultori del demonio forse credono di più nell'Eucaristia che molti cristiani, e con questa pratica, come dire, asportare ostie per fare messe nere viene facilitato tantissimo. Io sono stato 3 anni nella Basilica di San Marino, nel centro storico, dove venivano molti turisti, e mi è capitato più di una volta di rincorrere le persone che prendevano l'ostia e poi se la portavano via. Addirittura una volta hanno mandato una bambina di 9 anni, circa 10 anni, per dire. Quindi si facilita questa cosa qua. Cioè si facilita dare impasto, letteralmente impasto, che fanno, sapete cosa fanno, neanche si può nominare cosa fanno nelle messe nere all'Eucaristia. Poi, con la comunione sulla mano si favoriscono le irriverenze. Schneider, il signor Atanasio Schneider, anche lui, il vescovo che più si sta battendo per questo tema, dice proprio, nota giustamente, che il ricevere la comunione sulla mano è la stessa modalità usata in occasione di un buffet. Quando si prende un rinfresco, un aperitivo, no? Si prendono, scusate il paragone irriverente, ma è purtroppo quello che capita. Non so, si prendono gli arachidi, le patatine su un palmo di una mano, si tengono così, poi è lo stesso identico gesto che si fa per mettere in bocca le patatine, gli arachidi e quant'altro. Quindi lo stesso gesto è irriverente. Molto spesso con questa pratica si favoriscono abusi, anche per esempio, no, a me mi è capitato più di una volta, di gente che prende la comunione al volo, la afferra al volo come col pollice e l'indice come fossero due pinze l'ostia, così.
Ce l'ha. Si può ricevere così il corpo di Cristo. Poi naturalmente con questa pratica si indebolisce la fede nella presenza reale, è matematico, voglio dire, no? Io per esempio con i bambini di comunione, io a loro insegno solamente la comunione in bocca e in ginocchio, non insegno a fare la comunione sulla mano. Dopo, purtroppo, dopo qualcun altro magari lo insegna, ma io non lo insegno di sicuro. Cioè, come si fa a dei bambini, no? Inculcare la fede dell'Eucaristia se si fa prendere l'Eucaristia ai bambini come una caramella. Me lo spiegate? Cioè. Ecco, poi ecco un problema che viene, una delle motivazioni che viene utilizzata per favorire la comunione sulla mano è dire che è più igienica, perché con sulla lingua il sacerdote potrebbe toccare le labbra o la lingua dei fedeli, no? Allora, intanto per cominciare, il sacerdote è tenuto a lavarsi le mani prima della messa, poi c'è all'offertorio il lavabo, quindi voglio dire, no, se proprio, e poi insomma, al limite c'è il purificatorio, no, se proprio dovesse capitare. Ma poi le mani dei fedeli non sono per niente igieniche perché facciamo due gesti durante la messa. E quali sono questi due gesti altamente antigienici? È lo scambio della pace, e quando si fa l'offertorio che si prendono i soldi. I soldi sappiamo che è la cosa più sporca e antigienica che ci sia. Okay? Quindi quando si viene a fare comunione, di sicuro, per quanto pulite siano state prima, con questi due gesti qua, dal punto di vista igienico, non sono pulite. Quindi anche questo mito cade. Non è assolutamente più igienico fare come sono. Ecco, quindi è un po'. Quindi tutte queste sono un po' le problematiche. Ecco. Poi. In particolare anche rispetto alla comunione in ginocchio, cioè anche il fatto di ricevere la comunione sulla bocca in ginocchio, come appunto giustamente ha sottolineato Francesco, nella messa tridentina si fa solo così, questo ci fa capire appunto quanto maggior sacralità c'è, è una necessità che abbiamo noi, perché noi siamo fatti di anima e di corpo, quindi dobbiamo anche esprimere esteriormente, esternamente questo aspetto qua, no? Quindi il dire che non è importante, no, la posizione del corpo, i gesti, alla fine è pensate, ha una radice molto profonda, è minare, il mistero stesso dell'incarnazione. Perché nel mistero dell'incarnazione, la seconda persona della Santissima Trinità ha assunto la natura umana anche nella sua corporeità. Ok? Quindi noi non siamo, come dire, degli spiriti disincarnati, non siamo degli angeli, ma siamo fatti di anima e di corpo, quindi l'aspetto corporeo ha la sua importanza. Anzi, assume proprio un aspetto pedagogico. Abbiamo citato i bambini della prima comunione. È assolutamente educativo e pedagogico. Educare i bambini in questo modo qua. È proprio una necessità che abbiamo. Anche lo stesso gesto di inginocchiarsi è assolutamente importante. Qui cito le parole del cardinal Ratzinger in un libro molto importante che ha scritto, penso forse qualcuno di voi lo conoscerà, Introduzione allo spirito della liturgia. Dice, vi sono ambienti che esercitano una notevole influenza che cercano di convincerci che non bisogna inginocchiarsi. Quali sono questi ambienti? Cos'è che si dice? Ah, Cristo è risorto, noi siamo risorti e quindi dobbiamo assumere la posizione dei risorti. Ho capito, ma intanto bisogna vedere se siamo risorti perché allora, intanto la risurrezione ci sarà solamente alla fine dei tempi. Prima cosa.
Seconda cosa, la risurrezione spirituale si ha quando si passa dal peccato mortale alla grazia, quindi lì potremmo già aprire i punti di domanda. Ma poi, appunto, sì, la messa è appunto perché viene negato l'aspetto sacrificale della messa, questo è il problema di fondo. Quindi, no, nelle messe di Padre Pio, che duravano ore, si stava in ginocchio tutta la messa, altro che. Appunto, ci sono ambienti che cercano di convincerci che non bisogna inginocchiarsi. Dicono che questo gesto, anche qui c'è, non si adatta alla nostra cultura, ma a quale allora? Non è conveniente per l'uomo maturo, il cristiano adulto. Peccato, peccato che Gesù dice se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Infatti, tra l'altro, mi viene in mente una motivazione, no, che secondo i novatori della comunione sulla mano, il gesto di ricevere la comunione sulla bocca sarebbe un gesto infantile che non si addice appunto al cristiano adulto. Infatti, il Vangelo dice il contrario, che bisogna diventare come bambini, che appunto riceve, no, il dono più grande. È l'uomo maturo che va incontro a Dio stando diritto. Perché? Perché c'è l'idea di essere allo stesso livello di Dio. Perché devo inginocchiarmi? Alla fine è il non ammettere di essere una creatura, cioè di mettersi al livello di Dio. Ma vi rendete conto di quanto grave è? Noi siamo una creatura. Ma i re magi, quando sono andati a trovare il bambino di Betlemme, cos'è che hanno fatto? Che erano dei re, cioè quindi delle autorità. Non è che sono andati là, ah, ma noi siamo dei re, quindi cioè, neanche ci. Cosa dice il Vangelo? Si sono prostrati, altro che inginocchiati, cioè prostrarsi ancora di più di inginocchiarsi, è proprio stendersi a terra. I re hanno fatto questo, noi no, noi dobbiamo stare dritti, in piedi. Non si addice all'uomo redento, ecco, che va incontro a Dio stando diritto, o quantomeno non si addice all'uomo redento che mediante Cristo è divenuto persona libera e che proprio per questo non ha più bisogno di inginocchiarsi. Non ha più bisogno di inginocchiarsi. Ripercorrendo la storia, evidenzia come il gesto di inginocchiarsi veniva rifiutato da greci e romani perché indegno di un uomo libero. Considerato anche gesto di superstizione. Tanti preti oggi dicono: ah, questo è un gesto di superstizione, che superstizione? È un gesto di fede, altro che di superstizione. È un gesto di fede inginocchiarsi davanti all'Eucaristia, non di superstizione. E ancora, continua Ratzinger, una fede o una liturgia che non conoscono più l'atto di inginocchiarsi sono ammalate in un punto centrale. Ammalato in un punto centrale, questo per dire. Quindi l'inginocchiarsi è proprio il gesto più adeguato di fronte all'Eucaristia. Proprio da Papa Benedetto XVI, ecco, a partire dal 1 giugno del 2009, fino a quando è rimasto sul soglio di Pietro, ha distribuito la comunione solamente in ginocchio e sulla lingua. Infatti, uno dei motivi per cui ho iniziato questo lavoro è proprio anche vedere questo gesto così anche coraggioso, no? Che ha fatto anche Benedetto XVI, no? Ecco, poi volevo. Abbiamo ancora un po' di tempo? Sì? Un Sì, po' di tempo. massimo, sì. Ecco, affrontare anche un altro tema che è strettamente correlato. Strettamente correlato, anche qui lo affronto proprio en passant, cioè non è che lo approfondisco perché altrimenti avrei dovuto fare un'altra tesi e francamente mi è costata questa lacrime e sangue, e questa qua rimarrà l'unica. Però anche un tema correlato è il tema del ministro straordinario della comunione. È un tema legato che ho affrontato, vediamo qua se lo trovo. Per questo dico che la citazione che ho fatto all'inizio riassume un po' tutto, perché prende dentro anche questo tema qua.
perché appunto San Tommaso dice che il corpo di Cristo appartiene ai sacerdoti. E adesso vediamo un attimo il perché appartiene ai sacerdoti. Allora, vediamo qua dov'è. Eccolo qua, 211, sì, 211. Perché oggi praticamente, e ne so qualcosa perché anch'io sono parroco, i ministri straordinari sono diventati ordinari. Ok? Come dice il termine, se una cosa è straordinaria, dovrebbe essere un'eccezione. No, anche qui sempre la stessa cosa. Attraverso le eccezioni, attraverso i casi particolari. Cioè, il metodo è sempre quello. Non si sbaglia mai. Non si sbaglia mai. Allora. Ecco, dovrebbe essere una cosa straordinaria. Per esempio, quando potrebbe intervenire in un senso straordinario? Quando, per esempio, capita, perché ci sono anche questi casi, per esempio immaginiamo un sacerdote che celebra la messa da seduto, ci sono anche sacerdoti che non possono, questo è una motivazione valida. Pensiamo, non so, a un sacerdote che per problemi di salute ha la mano che trema e da distribuire la comunione potrebbe cadere l'ostia consacrata. Ok, ecco, questi sono già due casi. Altri non me ne vengono in mente, nel senso che oggi qual è le motivazioni che vengono prese? Uno è anche qui un falso concetto di partecipazione, bisogna far partecipare il più possibile, quindi, e questo purtroppo è uno dei problemi della riforma liturgica, cioè il fatto di aver inteso in maniera proprio superficiale ed esteriore il concetto di partecipazione. Quindi uno partecipa, tanto più fa cose. Più cose fa, più partecipa. Questo è un po' il concetto di fondo. Okay? E quindi, se questo è il concetto di partecipazione, è chiaro che bisogna far coinvolgere più persone possibile. No? Quindi, alla base c'è questo. E poi c'è anche il discorso di, a volte magari si vuole fare in fretta. No? Allora, cosa succede? Che magari, adesso io non voglio, mi dispiace perché parlo della mia categoria, però cosa devo fare io? Però ci sono preti che fanno un'omelia all'inizio, un'omelia durante l'omelia che non finisce mai, molto spesso per non dire niente, e poi un'altra omelia anche alla fine, e si fanno quasi mezz'ora o 40 minuti di omelia, e poi però bisogna fare in fretta, la consacrazione bisogna farla più veloce possibile, la comunione bisogna farla più veloce possibile, poi tutto il resto, ecco, dico male. Allora, non ci siamo. Ecco, poi, vedete, con questa cosa viene meno, perché tanti dicono il concilio, però secondo me l'aspetto diciamo più positivo del concilio è quello di aver ricordato, e tra l'altro questo l'ha detto Giovanni Paolo II, abbiamo ricordato proprio ieri l'anniversario della sua elezione, no? Perché si dice il tema più importante del concilio è l'aggiornamento, sicuramente nei fatti è stato questo e ha portato conseguenze disastrose questo concetto. Però diceva l'aspetto principale del concilio non dovrebbe essere stato, ormai dobbiamo dire, l'aggiornamento, l'avvicinarsi al mondo, ma il sottolineare la vocazione specifica dei laici, cioè cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Cioè, l'insegnamento che ci va al concilio è la chiamata universale alla santità. Cioè, ogni battezzato in quanto battezzato è chiamato a diventare santo. La Madonna nei messaggi parla tantissimo di santità, certo. Di santità, cioè dei pari laici. Questo è la cosa essenziale. Quindi, di fatto, cosa è successo invece? Che si è operata, allora, da una parte i sacerdoti si sono secolarizzati, a partire dall'abito. Vedete, io porto la veste talare, a volte porto anche il clergyman, però spesso, anzi quasi sempre porto la veste, addirittura, adesso io cito spesso la leggenda dell'amore perché io sono nato lì e perché ha dato anche un messaggio su questo, ha detto quanto sono belli
i sacerdoti con la veste talare di loro che sono innamorata di loro. Pensate che parole usate dalla regina dell'amore. Pensate quanto è importante. Invece, molti vanno in jeans, anche in pantaloncini corti, se ne vedono di ogni, si vede proprio di tutto e di più. Vabbè. Questo per il modo di vestire, poi non parliamo poi per tutto il resto, no? Perché di fatto oggi il sacerdote è ridotto all'assistente sociale. L'assistente sociale, no? Quindi sì, ecco, questo è un po' il discorso. Quindi, da una parte c'è stata la secolarizzazione dei sacerdoti e dall'altra la clericalizzazione dei laici. Il fare il ministro straordinario va proprio nel clericalizzare i laici e si viene meno proprio a quello che è l'insegnamento del Concilio sui laici, cioè trattare le cose temporali ordinandole secondo Dio, cioè essere lievito in mezzo al mondo, questo devono fare i laici. Quindi in famiglia, nel lavoro, nella scuola, nello sport, nell'arte, questa è la missione dei laici. La chiamata universale alla santità, non, non, quindi invece se si vuole aiutare il parroco, si può fare in tante altre cose, nelle cose pratiche, negli aspetti non so, economici, organizzativi, ma per quello che riguarda i sacramenti, tutto quello che è legato ai sacramenti, ma i sacerdoti, come si può dire, ma io non ho tempo di portare la comunione ai malati? Cosa, io non lo so, cioè il prete deve fare il prete e deve fare altre cose. E quindi proprio perché? Perché qual è la motivazione di fondo? E ritorniamo alla citazione iniziale, quella di San Tommaso d'Aquino, che il corpo di Cristo appartiene ai sacerdoti. Vedete, questo insegnamento di San Tommaso d'Aquino viene ripreso paro paro da San Giovanni Paolo II nella lettera Dominice Cene, quando dice, proprio Giovanni Paolo II si rifà a San Tommaso d'Aquino e osserva che i sacerdoti hanno una responsabilità primaria verso l'Eucaristia, mettendo in stretta relazione tre azioni fondamentali nella celebrazione di questo mistero dell'Eucaristia, ossia l'offerta del pane e del vino. Il sacerdote usa le sue mani consacrate per offrire il pane e il vino nel momento dell'offertorio. Ok? Poi dopo, sempre con le mani consacrate, invoca lo Spirito Santo con il gesto dell'epiclessi, cioè quando scende lo Spirito Santo, e con questo gesto scende lo Spirito Santo e trasforma i doni che sono sull'altare, che diventano corpo e sangue di Cristo, quindi fa questo gesto, cosiddetto epicletico, no? Cioè scende lo Spirito Santo con le mani consacrate, e poi l'altro gesto è appunto distribuire la comunione con le mani consacrate, è perché il sacerdote che distribuisce in persona di Cristo è Gesù stesso, capite? Quindi proprio per questo San Tommaso dice che il corpo di Cristo appartiene ai sacerdoti perché è attraverso le mani consacrate. Voi pensate che, anche qui è molto significativo, il cosiddetto appunto rito tridentino, la messa tridentina, nella disciplina tridentina, persino il diacono è considerato ministro straordinario della comunione, altro che. Perché? Perché non ha le mani consacrate. Il diacono è ordinato anche lui, ma non ha le mani consacrate. Capite? Quindi nel rito antico persino il diacono è ministro straordinario. E invece cosa succede? Quindi solo le mani consacrate toccano l'Eucaristia. Questa è la motivazione di fondo. Questa cosiddetta familiarità che tutti, ecco, toccano l'Eucaristia, vanno su, prendono il tabernacolo, questo ha portato il disastro che stiamo vivendo oggi. E quindi di fatto l'Eucaristia è considerata un simbolo. Poi dopo, ecco, concludo, appunto ricordando, come penso avrete già visto, che questo libro, ecco, vanta, devo dire, ma non che perché mi vanto io, ma perché veramente è stata anche questa una grazia, la prefazione del Cardinal Sarà, che è il prefetto della Congregazione per il culto divino, ok? E che voglio dire, non è esattamente
uno qualunque. E il cardinale Sarà ha molto apprezzato questo mio lavoro e tra l'altro nella prefazione che potrete leggere pone proprio due esempi fondamentali, l'esempio per esempio di Santa Madre Teresa di Calcutta, che pensate considerate la santa dei poveri, sappiamo, la conosciamo molto bene, diceva che lei riceveva la comunione sulla bocca, diceva appunto, riceveva la comunione sulla bocca come, sentite che espressione, come un piccolo bambino che si lasciava umilmente nutrire dal suo Dio. Ecco qua, un piccolo bambino che si lasciava umilmente nutrire dal suo Dio, altro che l'arroganza di stare in piedi e di presentare le mani. La santa si rattristava ed era in pena allorché vedeva i cristiani ricevere la santa comunione nelle loro mani. Pensate, poi una delle cose che più la rattristava era proprio vedere questo. E poi l'altro esempio che ci viene che ricorda il cardinal Sarà è proprio l'esempio di San Giovanni Paolo II, che intanto io ho fatto il seminario durante gli ultimi anni del suo pontificato e quindi ho visto prima di tutto le processioni del Corpus Domini, e lui durante tutta la processione stava sempre in ginocchio davanti all'Eucaristia, Giovanni Paolo II, sempre in ginocchio. Non solo, io ho avuto la grazia da diacono di comunicare Giovanni Paolo II. E sapete come ha ricevuto la comunione Giovanni Paolo II? Perché alla fine degli ultimi tempi non riusciva più a celebrare pubblicamente, assisteva alle messe che si facevano in San Pietro. Ebbene, Giovanni Paolo II riceveva la comunione in ginocchio e sulla bocca. Cioè, il Papa riceve la comunione in ginocchio e sulla bocca. Cioè, e noi pensiamo di essere di più del Papa, non so. No. E non solo, ricordiamo tutti, penso, la Via Crucis, l'ultima Via Crucis prima della morte, celebrata da Cardinal Ratzinger, e noi lo vediamo in ginocchio durante tutta la Via Crucis, pochi giorni prima di morire, è stato in ginocchio fino all'ultimo istante. Questo è l'esempio che ci deve dare il Papa, stare in ginocchio davanti all'Eucaristia. Ecco, il cardinale Sarà proprio pone questi due esempi e lui è molto favorevole, solo che purtroppo, se fosse per lui, solo che anche lui è alle mani legate, no? E quindi purtroppo ecco, è così. Comunque ringraziamo comunque il cardinale di comunque sostenere, perché insomma io l'ho incontrato anche dopo. Dopo la pubblicazione del libro, e mi ha detto che ha ricevuto diverse lamentele, insomma, rispetto a questa qua. Però insomma lui si è esposto, io lo ringrazio, perché insomma perché tanti dicono ma tanto sono opinioni sue personali, ma dico, ma cioè, se noi consideriamo dopo noi diamo dietro agli liturgisti, non voglio fare nomi, che propongono invece cose al contrario, e ciò che dice il cardinale, ecco, non è importante. Però oltre al cardinale Sarà, riporto nel libro diversi ecclesiastici che si sono esposti su questo tema qua. Oltre naturalmente a Benedetto XVI, c'è stato l'allora prefetto Canizares, c'è stato il cardinale Rangy, che all'epoca era segretario del culto divino, il cardinale Burke, e naturalmente il vescovo Schneider. Certo, non sono tantissimi, però per esempio in appendice riporto un decreto del vescovo di Oruro in Colombia, mi sembra, no, in Bolivia mi pare, sì. Dove lui nella sua diocesi ha stabilito che si fa la comunione solo in bocca, perché essendo un indulto
Oggi qualsiasi vescovo può vietare la comunione sulla mano. Per esempio il cardinale Caffaro, un altro grande cardinale, in tre luoghi l'ha vietata, no? A San Luca, in cattedrale e insomma in tre chiese, quindi per dire. Quindi se uno vuole oggi, proprio perché è un indulto, può tranquillamente cercare di vietarla. Ecco, io ho terminato, spero di essere stato chiaro. Grazie.